Mister, nonostante un primo tempo perfetto della sua squadra, non riesce a conquistare comunque i tre punti dopo un secondo tempo, un po' da rivedere. Beh, il primo tempo sì, senz'altro, con ritmi sicuramente più alti, però anche il secondo tempo siamo stati nella loro metà campo, è chiaro che si chiudevano sempre di più ed era difficile trovare gli spazi. Voglio ricordare che la squadra viene da tre partite in una settimana, quindi l'aspetto fisico probabilmente ha pagato verso il finale di partita, però direi che dopo quello che è successo in settimana alla squadra ho chiesto massimo impegno e credo che questo non sia mancato assolutamente. Nel primo tempo ci sono state tantissime occasioni, almeno 4 o 5 ne abbiamo contate. Che cosa è mancato? Ma io, è chiaro che in quelle circostanze il portiere è stato molto bravo, un po' di fortuna, perché quando arrivi 5-6 volte in un tempo a concludere nello specchio della porta, è chiaro che devi dare atto che è stato bravo il portiere, un po' di sfortuna, però l'importante è aver creato le occasioni, ripeto, in un momento di difficoltà. La squadra veniva chiaramente da una settimana tribolata e quindi di conseguenza qualche difficoltà poteva averla. Io credo che comunque ha dimostrato di avere una buona reazione, soprattutto come dicevi tu, nel primo tempo, ma anche nel secondo, con tutte le fatiche della settimana. Bisogna ripartire appunto da questi primi 45 minuti della gara contro l'Unione Calcio Bisceglie in vista di una gara difficilissima sul campo del Casarano. No, è chiaro che tutti gli avversari sono difficili, figuriamoci il Casarano, una partita difficilissima. Adesso dobbiamo ricompattarci perché veniamo da un periodo negativo e solo attraverso il lavoro, credo, insieme alla squadra, insieme alla società e insieme ai tifosi possiamo venirne fuori. Io credo che in ogni momento la squadra che è in difficoltà, solo ricompattandosi con tutte le componenti, compreso i tifosi che ci seguono, che sono numerosi, la società e la squadra, può venirsene fuori. Appunto, a fine partita c'è stato un incontro tra i calciatori e i tifosi. Cosa si sente di dire? Ma io mi sento di dire che, se per quanto riguarda la partita di San Severo, dobbiamo fare assolutamente il mea culpa, perché abbiamo fatto una partita sicuramente al di sotto, ma molto al di sotto delle aspettative, non giocando assolutamente bene, perdendo meritatamente. Ci prendiamo questa responsabilità, però credo che oggi la reazione, ripeto, dopo una settimana difficile, la squadra perlomeno ha reagito. Se teniamo conto che sotto l'aspetto fisico venivamo da tre partite dove abbiamo speso tanto, oggi probabilmente qualche fatica in più verso la fine lo abbiamo avuto. Però se contiamo, come analizzavamo prima, le occasioni le abbiamo avute, siamo stati sfortunati sotto questo aspetto, l'importante è che questa squadra dal primo all'ultimo secondo sudi la maglia.